Jean-Claude. Ciao, Victoria. Ciao, Jean-Claude. Sapessi, Victoria, per me, che emozione oggi unire le mie due grandi passioni, la musica classica e il calcio. Questo sport acquatico. Come è acquatico, vero? Acquatico, in cui 14 nuotatori in bikini si contendono una boa. Jean-Claude, con chi stavi parlando? Ma con nessuno, madre, maneggiavo di calcio. Da quando ti interessi di calcio? Ma da sempre, madre, ne sono esperta. Esperta? Volevo dire esperto, con la O. Tu non sai niente di calcio. Quanti portieri ci sono in una partita? Quattro portieri più un portellone. Se la partita è station wagon. E dimmi, chi è Fabio Cannavaro? Ma è uno stilista di lingerie maschile. Fabio Cannavaro, Emporio Cannavaro, Just Cannavaro. Allora sei davvero esperto. Oh sì, madre, volevo se bene. Sai, Jean-Claude, recentemente un giovane calciatore oltremodo figo, scambiandomi per una velina, mi ha fatto una corte serrata. Giovane calciatore, avete preso le medicine? Indovina, il suo nome inizia con M. Mazzola! Madre, voi sapete parare un rigore? No, perché dovrei? Ma certo, tutte le veline sanno parare un rigore. Se noi calciatori neanche le degnano, vi insegnerò io. Mai esperienza. Certo, sono stata majorette. Mi piazzo in porta? Aspettate, indossate i guanti da portiere. Non so, ho dei dubbi. Non è che sono troppo giovane per matri? No. Direi di no. Sono una velina, da qui nulla passerà. Siete tutti noi, madre. Su, da bravo Jean-Claude, tira al mio tre. Uno, due. Oh oh. Tu, immondo microfallo di mano. Oh, madre. Di pure addio alle scarpette da football coi chiodini Swarovski! No! I chiodini Swarovski no, eh? Vera Vittoria! No. I chiodini Swarovski